Sono delle ceramiche che rappresentano un mondo apparentemente piacevole. I nostri personaggi in ceramica sono dei personaggi che potrebbero essere dei giocattoli, però essendo dei giocattoli in ceramica non ci possono giocare i bambini e se per questo neanche i grandi. Sono personaggi statici e se volete anche inutili. Esistono soltanto per dare dimostrazione della propria fragilità, la fragilità data dalla ceramica, ma la fragilità anche data dal loro essere dei personaggi fragili, cioè dei poveri giocattoli fragili che rappresentano un po' quelle che sono le nostre pene, i nostri peccati, le nostre colpe, un po' come se fossero dei simulacri, delle figure animistiche che concentrano nel loro essere un po' quelli che sono i nostri peggiori e le nostre peggiori qualità. Le nostre piccole paure quotidiane, le nostre piccole miserie quotidiane. Thank you.
mostra è stata curata dalla Triennale ed è stata curata da Silvana Micchiarico, mentre le ceramiche sono prodotte da Edoardo Scagliola. Queste ceramiche sono state prodotte in 5 anni di lavoro, rappresentano, diciamo, una specie di antologica di 5 anni di lavoro in cui abbiamo elaborato questo concetto, the pop will eat himself, ovvero il pop mangerà se stesso, che è dal punto di vista linguistico un errore, perché in inglese si dovrebbe dire the pop will eat itself, mentre him è come un errore, però un errore voluto, perché viene dato al pop una valenza non di cosa, ma quasi di persona, quasi di entità, nel nostro caso entità maligne. Mostra è una mostra di ceramiche sui generis, perché in realtà l'impressione che uno ha a vedere queste ceramiche è l'impressione di vedere degli oggetti in plastica, poi quando si avvicina si accorge che sono in ceramica, e questa è stato fatto per una ragione precisa, perché se noi avessimo fatto questi oggetti in plastica li avremmo dovuti far pagare molto meno che se li avessimo fatti in ceramica. Quindi, diciamo, l'idea della ceramica non è solo un'idea linguistica, ma anche un'idea strategica. Volevamo anche trascendere dall'artigiano italiano, forzarlo in qualche maniera. Infatti i primi pezzi di queste ceramiche venivano dipinti manualmente, e in questa fase di pittura manuale si vedevano le pennellate, cosa che in qualche maniera rappresenta la ceramica tradizionale italiana, quella di far vedere il pennello, la pittura, il colore. Nel nostro caso invece io ho voluto fortemente che i colori fossero piatti, fossero molto puliti. Oggetti in questione, se vogliamo, un critico potrebbe anche dire che non si tratta di un'operazione particolarmente originale, perché in effetti di personaggi legati al mondo dell'infanzia, malati e cattivi e inquietanti, si disegnano e si producono praticamente da, direi, qualche centinaia di anni. Ancora adesso, insomma, è viva nella memoria l'iconografia legata alle fiabe nere di Grimm, oppure alle fiabe più moderne legate al mondo di Lewis Carroll con Alice nel Paese delle Meraviglie e Al di là dello specchio. Io potrei anche rispondere che in fondo è vero, anche nella musica esistono quei 3 o 4 accordi di chitarra che fanno il blues, però c'è chi lo fa bene e chi lo fa male, e io invece, per quanto mi riguarda, la mia parte la faccio bene.